torniamo a Foggia, torniamo al Rally del Gargano. Perfetto Renato Travaglia, bene le Peugeot, deludenti le BMW, sorprendenti Felice Re e la Renault, ma anche la Opel Astra di Vedelago e la Nissan di Dalla Pozza. Da rivedere Davide Gatti e la Ford Escort RS. Il campionato 2 litri riparte da dove aveva chiuso la passata stagione, sulle strade del Gargano, confermando al vertice il trentino campione in carica e la francese del Leone Rampante. 10 le prove in programma, 10 successi con un solo ex equo, quella con lo sfortunatissimo compagno di squadra Pier Giorgio Deila, suo unico rivale fino al momento del ritiro. Lui, il piedone di Cavedine, fa finta di non pensare al terzo titolo 2 litri consecutivo, ma per gli altri in Puglia non c'è stato molto spazio. È stata una vittoria entusiasmante perché ho vinto tutte le prove speciali. Dedico questa vittoria al team Peugeot perché mi ha messo a disposizione un mezzo veramente all'altezza. E pensate che me l'hanno consegnato ieri. Perfetto Travaglia, solamente bene la Peugeot. Tra ufficiali e ufficiose, il Leone Rampante aveva infatti in gara un piccolo esercito. Oltre a Travaglia e a Deila c'erano infatti Oldrati, Nappi e Ferretti. Di questi, il solo non avere inconveniente è stato proprio il vincitore, mentre gli altri non hanno visto il traguardo. In Puglia a sorprendere è stato soprattutto Felice Re con la sempre valida Renault Clio Williams, evidentemente girovitalizzata dalle nuove gomme da 17 pollici. Dopo il ritiro di Deila, il Lombardo ha preso la seconda piazza, e nessuno è mai stato in grado di dargli fastidio. Molto sotto le aspettative invece le BMW, che sul loro terreno ideale non si sono mai potute esprimere al massimo, cogliendo il terzo e quarto posto finale, soprattutto per la bravura di Fiorio e Zamparini e per le disgrazie degli altri. Portare a casa un terzo posto e un quarto posto con Zamparini, siamo in testa campionato Marche, va bene così, per la prossima gara cambierà musica. E ora abbiamo ancora delle novità da inserire nella macchina e anche le tipologie delle prossime gare sono più favorevoli a noi. Spero allora di far bene.